Mercato, gioco, personalità, Milan, non è che si difende uno scudetto. Il Milan sta rapidamente abbandonando, senza mostrare capacità di reazione, alcuni suoi obiettivi stagionali. Tre indizi fanno una prova. Le ultime tre partite senza vittoria in questo 2023 contro Roma, Torino e Lecce hanno certificato un distacco difficilmente colmabile dal Napoli, meno 9, nella corsa a scudetto. L'eliminazione dalla Coppa Italia, un mercato di giugno sbagliato, una involuzione del gioco. Una minore forza caratteriale e un'assenza all'interno del gruppo di chi sappia esercitare la leadership in un momento cruciale della stagione. Le avvisaglie di alcuni problemi c'erano state già prima della sosta mondiale, quando il Milan aveva ripreso dei risultati o risolto delle partite con un affanno preoccupante per essere la squadra campione d'Italia. La Gazzetta questi problemi non li aveva nascosti. Le analisi critiche non piacciono mai ai diretti interessati. È comprensibile, ma invece di derubricarle sempre come troppo severe o esagerate, sarebbe utile ogni tanto valutarle senza chiudersi a riccio nelle proprie convinzioni. Il Milan di oggi non è in linea con quel che era lecito attendersi. Paradossalmente oggi la società paga il suo essere diventata campione d'Italia in anticipo sui programmi e non aver fatto abbastanza per rispettare questo inaspettato ruolo. Tutti abbiamo celebrato l'impresa dello scorso anno, arrivata grazie a un grande spirito di gruppo. Un gioco convincente ad un allineamento perfetto dei pianeti che ha ricordato il percorso dell'Italia agli europei. Il Milan con una rosa da terzo, quarto posto, è arrivato primo, saltando degli step. Come quegli studenti che fanno tre anni in uno. Una volta salito in cima il club ha forse pensato che sarebbe bastato ripetere quanto fatto prima, sperando in un nuovo miracolo. E invece era quello il momento di investire di più. Fortificarsi e mettersi nelle condizioni di non dover pretendere che tutto dovesse funzionare sempre alla perfezione, comprese le imperfezioni altrui. Il campionato splendido del Napoli, che può girare a 50 punti alla fine del girone di andata, mette in evidenza le carenze più di quanto dicano i 38 punti attuali che potrebbero diventare 41 alla 19esima, meno 1 rispetto allo scorso anno. Ma se il cammino straordinario del Napoli non può essere una colpa rossonera, lo è aver portato a termine un mercato assolutamente non all'altezza. Dei nuovi acquisti, quasi tutti giovani poco conosciuti, nessuno finora ha convinto e regalato un valore aggiunto. L'unica vera spesa è stata sostenuta per De Ketelaere, ad oggi un vero flop. Sbagliare un acquisto si può. Sbagliare l'unico su cui si investe è più grave. Si è creduto che l'operazione Origi, altro flop, potesse funzionare come quella di Giroud l'anno scorso, dimenticando che il francese, al contrario del belga, aveva un lungo curriculum di successi. Risultato, il peso dell'attacco è sulle spalle di un giocatore di 36 anni che non può permettersi una sosta. Alla pochezza dei nuovi si deve aggiungere che anche molti vecchi stanno rendendo meno dello scorso anno. Alla lunga pesante assenza di Maignan non è stato posto rimedio. E la squadra sembra pure aver perso personalità. Per un anno e mezzo si è detto che Ibra aveva regalato mentalità vincente in campo e spirito di sacrificio in allenamento. Ma Ibra, 41 anni, non gioca da tempo e il suo rientro ancora non si vede. Dopo il lavoro di Elliott per rimettere a posto i conti si sperava che l'arrivo di un nuovo fondo potesse portare una robusta iniezione di investimenti. Non è quel che è successo con Cardinale, che predica l'autofinanziamento e la cui ultima presenza accanto alla squadra risale al derby di andata. Già il derby, mercoledì ne arriva un altro a Riad per assegnare una Supercoppa italiana tra milanesi delusa in campionato. Il trofeo vale il giusto e non salva certo una stagione, ma perdere ora anche quello aprirebbe una crisi. Servirebbe cercare soluzioni anche dal mercato di gennaio. Ma il club da questo orecchio non ci sente. Di certo ci sono modi più convincenti di difendere uno scudetto sul petto e proseguire un percorso di crescita.